Buongiorno a tutti e benvenuti alla prima puntata del TG regionale e media regionale di questo giorno di 1º febbraio da Radio Regione Nord-Est, R2 1 e Stop Radio. Come di consuetudine, il nostro Marco vi illustra il TG regionale e media regionale, ma prima di tutto le notizie della nostra regione. Vasco Rossi traina l'estate di Lignano, ufficializzati tutti i concerti. Live Nation ha ufficializzato i tre super concerti di Sabbia d'Oro a giugno, Cremonini il 15 giugno e il Negramaro il 24 e prima il comandante Vasco Rossi. De Marco annuncia l'evento che lancia il band, disponibili i biglietti per i fan. La storia, sci alpino, ecco come nasce un campione, la storia di Emanuele Buzzi. La regione sulle visite private servono nuove regole. Dopo l'inchiesta del messaggero Veneto su un incontro con l'assessore regionale tedesca, Andolfato del CIMMO dice: speriamo che ci giunga un regolamento omogeneo nelle aziende. Ci sono ben due ricercatori friulani per team sul DNA. Spreco di cibo da Reco. Nell'università di Udine, nel team che controlla le famiglie. Dai dati emerge che in media in ogni casa si buttano ben 78 kg di alimenti. Il monitoraggio evidenzia quali cibi finiscono tra i rifiuti e l'entità degli sprechi. Nord-Est Economia. Lavoro a Nord-Est, 305.000 contratti tra gennaio e marzo. Andiamo a vedere altre notizie. Udine, Reuters, colti sul fatto in stazione, alla vista degli agenti, scappano. Individuato un gruppetto di 5 persone che stavano imbrattando con vernice un treno, viaggiatori in sosta notturna nello scalo, catturato e denunciato uno slovacco. A Udine, multa Reco da 1.000 euro a un parcheggiatore abusivo. Dopo la denuncia di un automobilista è stato sorvegliato dalle telecamere. Una decina di giorni fa la polizia era già intervenuta per un caso analogo. Alauco investì un agente per errore, assolto. L'uomo era stato fermato dalla forestale perché ritenuto un branconiere e poi arrestato. Caccia in fiamme a Lusevera. Vigile del fuoco al lavoro per tutta la notte. L'abitazione è stata dichiarata inagibile. Uno dei proprietari trasportato per accertamenti in ospedale. A Udine, Foglio in via ed espulso. Lo prendono, è già libero. Un marocchino inventa identità per eludere le forze dell'ordine ed è arrestato dalla polizia, ma il jeep non convalida. Premiato il presepe dei bimbi musulmani. Nel consorzio Proloco FVG, riconoscimento speciale per l'integrazione a una classe mofalconese. Al primo posto una scuola di Butrio. A Udine, trovati con la droga nelle scarpe, arrestati. Un pakistano di 30 anni richiede asilo e un afghano di 22 anni, con permesso di soggiorno per motivi umanitari. Sono stati arrestati da militari per North dell'aliquota formativa di Udine per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il caso: multati nonostante la biglietteria guasta. Saliti hanno chiesto di pagare senza sovrapprezzo. Controllore inflessibile ha fatto scendere un minorenne. Vabbè. Ogni settimana in Friuli, le Venezia Giulia, due morti per l'amianto. I dati del 2017 della Commissione regionale nella bassa friulana e Lisontino, oltre 3.000 i casi seguiti. Lavoro. In Friuli mancano 20.000 addetti, operai o tecnici specializzati. Le figure richieste riguardano in gran parte persone con questi profili. Crescono gli occupati, soprattutto al termine. Il lavoro intermittente ha sostituito, dopo la riforma che ha introdotto norme decisamente più restrittive,
i voucher. Bene in agricoltura, non l'edilizia. Addio a Sergio De Marco, ex vice sindaco di Basigliano. Aveva 79 anni, era stato amministratore dal 1980 al 1995. Venerdì i funerali. Fu presidente della Polisportiva e ricorda da allora primo cittadino D'Antoni. Andiamo a vedere nel tempo libero, leggermente. Fermo immagine sulla scultura, sulla cultura, scusate, friulana, con un mix musica letteratura di Mattiuzza. Andiamo a vedere il meteo, che la nostra regione è sempre aggiornata, di cui è stata allertata l'allerta meteo dalla Protezione Civile, con marcato allarme meteo nelle due quarti della regione Friuli Giulia, di cui nella parte pordenonese e nell'altisopra delle Alpi e Prealpi di protezione di Udine. L'altra parte invece, Udine, Gorizia e Trieste, non hanno l'allarme meteo. Situazione generale: una depressione con aria fredda in quota interesserà l'Italia fino a sabato mattina, favorendo l'afflusso sulla regione inizialmente sostenute correnti umide sud-occidentali, in seguito di correnti nord-orientali progressivamente più secche. Le temperature in pianura di oggi sono da 4 a 6, massime da 8 a 11, in costa da 8 a 10, massime da 11 a 14. In questo momento sta nevicando moltissimo nelle Alpi, ma nel fine giornata caleranno fino ai 300-400 metri circa, quasi. Andiamo a vedere il tempo per domani, venerdì 2 febbraio. Domani il cielo coperto, con precipitazioni diffuse, moderate sulla fascia occidentale, da abbondanti a intense su quella orientale, in attenuazione comunque verso sera. In montagna nevicate abbondanti fino ai 300-400 metri circa, intense su Prealpi e Alpi Giulie. Nella notte soffierà vento da sud-ovest, anche sostenuto sulla costa e in quota. In giornata inizierà poi a soffiare bora moderata, più sostenuta in serata sulla costa. Le temperature si prevederanno minime da 2 a 5 gradi, massime da 6 a 9 gradi. In costa minime da 4 a 7 gradi, massime da 9 a 12 gradi. In 1000 metri 0 gradi, 2000 metri meno 6 gradi la media. Il tempo per dopodomani, sabato 3 febbraio. Nella notte e al mattino, probabili precipitazioni residue, in genere moderate, con nevicate fino a fondovalle sulla zona montana. Possibile neve anche sul Carso, con bora forte sulla costa, moderata sulla fascia orientale. In giornata miglioramento, cielo variabile e bora in calo, possibili formazioni di ghiaccio in serata nelle zone dove sarà presente neve al suolo. Le temperature si prevederanno minime in pianura da 0 a 3 gradi, massime da 4 a 7 gradi, in costa minime da 1 a 4 gradi, massime da 5 a 8 gradi, in 1000 metri 1 grado, cioè meno 1 grado, nei 2000 metri meno 8 gradi la media. La tendenza per domenica 4 febbraio: sulla zona montana cielo sereno o poco nuvoloso, su pianura e costa da poco nuvoloso a variabile. Le temperature in pianura si prevedranno minime da meno 3 a 0 gradi, massime da 3 a 6 gradi. In costa minime da 1 a 5 gradi, massime da 5 a 8 gradi. In 1000 metri meno 3 gradi, 2000 metri meno 9 gradi la media. E infine la tendenza per lunedì 5 febbraio: evoluzione incerta, probabilmente peggioramento in giornata con precipitazioni sparse, nevicate intorno ai 200-300 metri circa. In 1000 metri meno 2 gradi e più 2 gradi, massime da 3 a 6 gradi in pianura. In costa minime da 2 a 5 gradi, massime da 4 a 7 gradi. In 1000 metri meno 3 gradi, 2000 metri meno 6 gradi la media. Grazie a voi per l'ascolto, ci sentiamo domani con Tesi regionale e Meteo regionale di Friuli Giulia, da A2 Giro d'Est, R2-1 e Stampa Radio. Da Marco è tutto, ci sentiamo domani, a fra poco per TG Sport.